Ed amiche di Arte Atelier continua imperterrito il nostro percorso che ci guida nella conoscenza delle diverse figure professionali che appartengono non solo al cast ma anche alla troupe di Semaforo Rosso, questo progetto che stiamo alacremente sostenendo, con un altro personaggio estremamente importante all'interno del cast, perché l'aiuto regista è una figura della quale si parla molto ma si sa poco. E quindi stasera io penso che Maria Claudia Gurgone, che è una signora professionista tra le altre cose, adesso ci parlerà anche dei percorsi pregressi a prescindere dalla sua partecipazione al Semaforo Rosso, è la figura che esattamente ricopre questo ruolo e che intanto introduco e saluto. Ciao, e saluto, chiedo scusa. Ciao Maria Claudia, buonasera e bentrovata. Buonasera, grazie mille. Ciao Claudia, ciao. Anzi, Maria o Claudia? Posso usare uno solo dei due? Scelta, forse meglio Claudia. Anche a me è piaciuto più Claudia, con tutto il rispetto per tutte le Marie del Piemonte. Detto questo, buonasera, bentrovata anche con te. Guarda, parto in quarta con Maria Claudia Gurgone, classe. 94. Allora, finalmente siamo scesi sotto il 95, ragazzi, un miracolo. Beh, sono tra le più anziane del set. A 26 anni, vabbè, ok, stendiamo un po' questo argomento. Allora, Maria Claudia Gurgone, ripeto, classe 1996, aiuto regista, o meglio, seconda in regia, anche la definizione precisa qual è? Allora, è aiuto regia la definizione precisa ed è la persona che affianca il regista dal punto di vista delle scelte artistiche, quindi diciamo una sorta di consigliere, la persona a cui si rivolge quando vuole fare la revisione della sceneggiatura, quando va a fare lo spoglio della sceneggiatura o comunque vuole scegliere delle inquadrature. Quindi va a disegnare lo storyboard, fare il piano delle inquadrature e allora si ha un confronto tra regista e aiuto regista. E ovviamente anche il direttore della fotografia, poi quando si parla del piano delle inquadrature, perché è una figura fondamentale nel cinema. E quindi è, diciamo, il supporto artistico con il quale confrontarsi. E allo stesso tempo è anche il mio ruolo, è anche quello di... Allora, in fase di pre-produzione, come ho detto, quindi revisione, spoglio, storyboard e piano delle inquadrature, sul set sono la persona che un po', tiene insieme tutti i reparti che concorrono alla produzione del film. Quindi devo essere attenta che tutto sia intanto in perfetto orario e che i tempi si rispettino, perché se no poi la produzione, diciamo, rischia di non apprezzare. E poi far sì che appunto attori, scenografia e qualsiasi cosa sia come concordato in precedenza insieme al regista. È una cosa che mi piace l'idea di precisare, in particolare per il pubblico. Cos'è la revisione del piano inquadrature? Allora, il piano delle inquadrature sono le inquadrature che il regista sceglie preliminarmente, prima di andare a girare, decide che tipo di inquadratura vuole in quella scena e quindi quanti cambi di inquadratura eventualmente o che tipo di inquadratura, quindi che obiettivo utilizzare e via dicendo. E tutto questo viene poi. Sì, si può fare, no, non si può fare, no, così non va bene, sì, così lo possiamo, giusto? Ok, quindi. Sì. Anche capire come raccordare poi in post-produzione, quindi sapere l'ordine delle scene e vedere poi se è funzionale il raccordo dal punto di vista proprio visivo, se funziona. Quindi è Un un altro, bel lavoro. perché presenta anche questo molte criticità. Perché da un certo punto di vista collide con la poesia, la fantasia, tutti i viaggi e i voli che si fa un regista, Guglielmo in particolare, sono poi evidentemente subordinati alla fattibilità e la fattibilità in un certo senso la decreti tu. Sì. Si valuta insieme, appunto, attraverso il confronto si capisce bene se è fattibile o meno, se funziona. Bello spesso. Ed è un altro ruolo, bello spesso, che tu riesci anche con una discreta tranquillità, tra l'altro, ad affrontare, perché tu forse tra le figure, adesso mi dirai tu stessa se ho ragione o se ho torto, ma io credo che tu sia l'unica, in verità, figura che partecipa, l'unica figura professionale
nazionale che partecipa alla realizzazione di Semaforo Rosso, che ha già avuto a che fare con le grandi produzioni hollywoodiane, corretto? Sì. Perché tu hai già lavorato con Hollywood. Sì, sì. Ho lavorato al film Six Underground di Michael Bay, prodotto da Netflix, ed è presente su Netflix ancora adesso, e sono stati mesi intensi. In quel momento mi sono resa conto che mondo immenso fosse. Io lì svolgevo il ruolo di... lavoravo nel reparto regia, e ho lavorato in fase di preproduzione e poi proprio sul set a Cinecittà, e mi occupavo di coordinare i vari reparti sempre, e poi nello specifico le comparse e gli stuntmen. Quindi il mio lavoro era quello di far sì che gli stuntmen e le comparse fossero perfettamente vestite, truccate sul set nell'orario prestabilito. Quindi questo significa essere sul set già alle 4:30, 5 di mattina. Sì, ogni giorno. Significa anche 20 chilometri al giorno circa. Ma per quanto tempo, Maria Claudia, per quanto tempo hai partecipato a questa produzione? Allora, da luglio, i primi di luglio, fino a fine novembre, primi di dicembre, con una breve interruzione a settembre, perché sono andata al Festival di Venezia, alla Mostra del Cinema. Ma del 2019, Maria Claudia? 18-19? Del 2019. Ok, quindi tra l'altro avevi 25 anni, manco 26. Sì, esattamente, 25 anni. Guardo straordinario in una carriera, io credo, riuscire a partecipare a un progetto del genere. Sì, io non riuscivo neanche a credere che fosse reale quello che mi stava capitando, e più stavo lì a Cinecittà più respiravo questa magia del cinema. Sì, passando lì al teatro numero 5, era tutta un'atmosfera così surreale che difficilmente... Ma com'è Maria Claudia una grande produzione? Com'è? Com'è? È una sorta di esercito, è tutta gerarchie, c'è chi sta in testa e poi vari reparti che si suddividono, e lì tantissima, tantissima gente che lavora e si coordina. È una grande macchina che si muove insieme, e dopo tanti mesi su un set così grande, io mi ricordo che ho pianto l'ultimo giorno di set insieme ad altri del reparto regia, perché poi diventa la tua famiglia. Quando tu stai dalla mattina alle 4:30, 5, fare colazione, pranzo, cena, fine riprese, diventa la tua famiglia. Quindi... Bellissimo. La fine è triste, ma allo stesso tempo ti lascia qualcosa di indimenticabile dentro, e non vedi l'ora di iniziare quella successiva. Io non l'ho visto Six Underground. Secondo te com'è? Allora, secondo me... Non è tanto il mio genere di film, ecco, sarò sincera, però è un bel film. Io ovviamente non lo vedo più con gli occhi di uno spettatore, quindi il mio giudizio è anche un po' differente. Io lo vedo con gli occhi di una persona che era lì e sa tutti i retroscena di tutto quello che è stato girato, quindi è un approccio un po' diverso il mio. Però nonostante non sia il mio genere, è un film al quale sono affezionata. Senti, non ho mai fatto a nessuno questa domanda, quindi la rivolgo a una figura che secondo me riesce a guardare in maniera un po' obliqua la produzione della quale stiamo parlando adesso, invece che è Semaforo Rosso, anche sulla base dell'esperienza che hai maturato facendo delle cose così grosse, Maria Claudia. Secondo te quali sono le criticità di questo film? Di Semaforo Rosso. Certo. Secondo me criticità non ce ne sono, perché io credo che il budget sì, ok, è importante tutto, però quando si tratta di creare, quando si tratta di creatività, io credo che la creatività non abbia un costo. Più che altro la criticità che credo possa esserci è quella di volere vedere l'impegno da parte di tutti, perché su quello che si deve puntare, sull'amore che ogni singolo membro della troupe ha nei confronti del progetto, per poter far sì che si crei qualcosa di valido, perché se si rischia di essere svogliati, questa cosa poi emerge, viene fuori. Queste potrebbero essere le criticità, ma finora non ho avvertito nulla del genere, anzi tutt'altro, vedo
tanti ragazzi giovani appassionati che non aspettano altro che iniziare le riprese. Anche tra di noi non parliamo altro dell'inizio, quindi... Quindi dal tuo punto di vista di criticità tecniche potenziali non ce ne sono? Neanche derivanti dal budget? È ovvio che avendo un budget maggiore si ha accessibilità a una gamma, diciamo, più ampia di opzioni, che può essere la scelta di determinate location, gli spostamenti e via dicendo. Però a prescindere dal budget, io credo che se uno vuole trasmettere qualcosa, se uno vuole comunicare qualcosa, può farla anche con un budget ridotto. Credo che non precluda la bellezza o l'artisticità di un film. Sì, ok. Scusami, tornando poi al tuo percorso, tu per riuscire ad accedere, adesso al di là di questo ruolo importantissimo che hai avuto nella troupe di una produzione così importante e di quello che fai oggi per Semaforo Rosso, cioè tu a fare l'aiuto regista o comunque a lavorare su set importanti, sei arrivata attraverso quale percorso di studi? Allora, io ho conseguito una laurea in scienze della comunicazione, una laurea triennale in scienze della comunicazione con l'indirizzo cultura e arte, quindi era una facoltà molto incentrata su cinema, teatro, letteratura, musica, e dopodiché ho fatto questo master internazionale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, ed era un master in filmmaking, dove si toccavano tutti gli ambiti di una produzione, diciamo, audiovisiva, perché noi abbiamo fatto anche video musicali e via dicendo, non soltanto cinema. E quindi è stato molto interessante, e le esperienze a cui, diciamo, siamo stati sottoposti noi studenti durante questo master sono state molto molto utili per la mia crescita, perché anche noi giravamo addirittura a zero budget, giravamo in 72 ore, quindi perché avevamo queste sorte di sfide mensili. Come fai a girare a zero budget? Come si riesce? Si riesce, metti insieme un po' di persone che vuole realmente girare, gli attori, se non ci sono, chi? Perché a me è capitato anche di interpretare dei ruoli, quindi ci si presta e si crea. In qualche modo si fa, dici tu, come sempre. In qualche modo si fa, sì. Ok, a posto. Senti, fino ad oggi, cominciando ad avere, insomma, un signor curriculum, a prescindere dalla cosa che professionalmente magari ti ha dato più soddisfazione, più divertito qual è stata? La cosa che mi ha più divertito... non lo so, forse come tutto si sia evoluto così per caso, in un certo senso. Sì. Questo... Come tutto si sia evoluto così per caso, intendi dire quindi il suo percorso nell'insieme? Sì, no, in realtà quello non è avvenuto per caso, però questa serie di eventi che è stata per me inaspettata, diciamo, mi ha divertito, perché col senno di poi io mi sono messa a pensare, a dire incredibile, perché chi l'avrebbe mai detto? Se potessi tornare indietro e parlare con la me del liceo, ecco, non crederei neanche alle mie stesse parole, quindi trovo un po' ironico il tutto, però è vero così. Senti, parlando con alcuni tuoi colleghi, e questo mi interessa molto dal tuo punto di vista, perché si aggancia poi magari un po' anche a una domanda che mi interessa, che potrebbe essere una cosa del tipo quali sono i tuoi artisti preferiti, ma parlando del mio di territorio, ad esempio, invece, che è quello delle arti visive, ma a prescindere da questo, che magari potrebbe essere più che altro, no, come dire, una domanda fatta un po' per vezzo, parlando con alcuni tuoi colleghi è emerso il rapporto e anche la suggestione, se vuoi, che un determinato artista, determinate immagini che derivano dalla sua produzione, determinati percorsi che gli artisti stessi hanno potuto fare, ad esempio si parlava di Hopper con un tuo collega, ma anche di altri autori ancora. Ecco, questo aspetto della suggestione artistica, artistica nel mondo cinematografico è interessante. Tu la senti, la avverti? Ci sono degli artisti, delle opere d'arte, sì, appunto delle opere d'arte che quando poi guardi il set
ti vengono in mente, ad esempio, come taglio dell'inquadratura, come luce, e via dicendo. Esistono, esiste questa relazione dal tuo punto di vista tra pittura e cinema? Sì, assolutamente, assolutamente, perché alla fine l'immagine nasce prima con la pittura, poi si passa alla fotografia e poi al cinema, quindi è inevitabile un collegamento tra le due arti e una ripresa, anzi credo che sia molto, molto proprio bello, ma non bello nel senso solo estetico del termine. Credo che ci sia un significato che va oltre, un qualcosa di più profondo nel voler riprendere un'opera di pittura, un'opera, diciamo, di arte visiva e riproporla in ambito cinematografico, dandogli un altro valore, facendo sì che sia, sì, venga ripresa, ma diciamo, nel prodotto finale, cinematografico ci sia un che è di più che quello del regista. Ok, certamente. E se posso permettermi, due, non uno, due, tre, cinque, la prima cosa che ti viene in mente, il primo autore che ti viene in mente, che ti ha parecchio suggestionato nel corso, almeno fin qui, della tua carriera, se esiste, chi è? Allora, io direi Truffaut e Godard dal punto di vista cinematografico, perché per me la Nouvelle Vague, quando l'ho scoperta, ho capito che cosa fosse il cinema. Ho proprio un legame fortissimo con la Nouvelle Vague, mi ritrovo in tanti di quei film e quindi direi loro. Ok. E secondo te in qualche modo dentro a Semaforo Rosso riuscirai a farceli entrare? Ma sì, il modo lo troviamo. Lo trovo, lo trovo. Stai tranquillo che lo trovo il modo, ok? Perfetto. Va bene. Senti, c'è un altro aspetto che mi interessa molto in realtà, nella gestione, nello specifico proprio del tuo lavoro, ma di nuovo anche un po' in virtù del percorso che tu hai fatto, cioè nel momento in cui tu cominci a lavorare dentro a, insomma, delle produzioni abbastanza robuste, è ovvio che poi hai a che fare con un mondo attoriale anche, che è un mondo di un certo livello, di professionisti già abbondantemente sdoganati, come i nomi che mi facevi prima. Poi oggi entri nella produzione di Semaforo Rosso, dove invece ci sono dei ragazzi in gambissima, ma dei ragazzi molto giovani che si stanno formando. Quindi ti faccio una domanda che è anche una domanda molto critica in realtà, ma senza il minimo problema te la pongo lo stesso. Secondo te il cast attoriale, parliamo nello specifico di quello, visto che tu sei nel gruppo della regia, secondo te è all'altezza di fare una cosa come quella che sta facendo? Sì, secondo me sì, soprattutto perché noto da parte degli attori l'accettare le critiche, il volersi superare, il voler crescere insieme al progetto, mettere da parte l'orgoglio per rendersi umili e completamente malleabili. Dal punto di vista, diciamo, della recitazione, cosa che non è facile, non è neanche scontata, perché mi è capitato di lavorare con diversi attori e non è semplice relazionarsi con gli attori. Invece loro sono molto disponibili, aperti al dialogo e al cambiare atteggiamento, a ascoltare qualsiasi tipo di consiglio, anzi spesso sono loro stessi a venire a chiedere consigli, a chiedere un feedback, per capire se stanno interpretando bene il ruolo. Quindi questo è fondamentale, credo che È importante, sono siamo perfettamente d'accordo. significati, sì. Che ci sia questa flessibilità, più che importante, addirittura lo trovo determinante. Assolutamente, sì. Perché quando la relazione è col budget che abbiamo a disposizione, che è quello che è con gli strumenti che abbiamo a disposizione, con quello che è, che sono, e col fatto che siamo comunque tutti molto giovani, quindi stiamo tutti comunque. Come dire, io parlo al plurale, non c'entro niente il fatto di essere giovani, ma hai capito cosa intendo? Insomma, cioè, col team che è un team fatto di ragazzi che per la prima volta si confrontano con una cosa così grande, con un lungometraggio che rischia di andare nelle sale, se poi non c'è la flessibilità quando tutti questi elementi sono così nuovi, secondo me diventa poi molto difficile riuscire ad arrivare in fondo. Sì, Tendo. ma La vedo un po' così, io, ecco.
Sì, no, ma sono d'accordo. Infatti credo che il team che abbiamo messo su, sia dal punto di vista della troupe che del cast, al momento sia veramente un team molto, molto, molto forte. E non lo dico semplicemente perché lo devo dire, ma perché ho avuto abbastanza esperienza e posso dirlo. Perché altrimenti io in primis, se non avessi avuto la certezza, non sarei rimasta così coinvolta, invece vedo che insieme si va avanti e si va avanti bene. Senti, è la prima cosa che fai con Guglielmo? Da quanto tempo vi conoscete? Come siete arrivati al semaforo rosso? Siete già passati attraverso altre cose che avete fatto assieme? È la prima cosa che fate assieme? No, no, no. In realtà no, è successo tutto per caso, perché io stavo a Venezia. E comunque, stando a Venezia, mi interessava sempre che cosa succedeva a Palermo, in città, no? E quindi ho iniziato a vedere le sue fotografie, così, su Instagram, per purissimo caso. Di lì siamo entrati in contatto, lui mi ha chiesto di cosa mi occupassi io, quindi abbiamo iniziato a parlare così del più e del meno, dei miei progetti e dei suoi. E io ero comunque sempre a Venezia. Lui mi ha detto: guarda, quando vieni qui, quando ti capita di ritornare a Palermo, io ho scritto questa sceneggiatura, se ti va, se mi puoi dare anche un'opinione, così giusto per un confronto, mi farebbe piacere fartela leggere. Quindi così l'ho letta, mi è piaciuta e mi ha chiesto se avessi intenzione di far parte del progetto, se mi avesse fatto piacere esserne coinvolta. E io ho detto di sì perché. Credo, dal punto di vista narrativo, credo che se si vuole raccontare dei giovani, della nostra generazione, è fondamentale che siano i giovani a farlo. È una cosa importantissima perché abbiamo quella consapevolezza che al momento è solo nostra, siamo solo noi ad avere quella che, tra virgolette, possiamo chiamare verità. Quindi io ho detto sì, ci sto. E lui mi ha detto. Guarda che le cose non è che si siano così. Mi ha detto non ti preoccupare, il modo si trova, il tempo si trova e pian piano ci siamo messi lì, praticamente quasi un anno. Sì, è un Eh sì. anno. Sì. È un anno, però sì, così, tutto per purissimo caso comunque. Bene, bene Maria Claudia. Senti, io faccio anche a te, come sempre, ahimè, per motivi di tempistica, anche se vorrei chiederti un milione di cose, soprattutto in relazione al percorso fatto fin qui, ma anche in relazione alle tue aspettative, rispetto a quello che farai con Semaforo Rosso. Però, ripeto, il tempo è tristemente tiranno e tu. Causa il ruolo che occupi, lo sai meglio di me. Detto questo, io vorrei chiedere a te, così come ho chiesto a ciascuno dei tuoi colleghi, quando io invito il pubblico di Arte Atelier a sostenere Semaforo Rosso, gli dico sempre la mia, cioè gli dico perché secondo me, però mi sembra che non ci sia occasione più bella di quella di intervistare i protagonisti di questo progetto per chiedere di dire loro al pubblico perché secondo loro. Quindi, perché secondo te, Maria Claudia? Non perché secondo me, ma perché secondo te? Perché credo che no, in realtà in qualsiasi momento della storia comunque sia importante ascoltare noi, ascoltarci e sentire che cosa abbiamo bisogno di raccontare, cosa vogliamo comunicare agli altri, che è quello che abbiamo dentro. E questo è il nostro modo di farlo. Quindi in maniera molto concisa, perché è il nostro momento di parlare, giusto? Sì, esatto. Ok, perfetto, Maria. E vedrai che così sarà. Okay. Io ti ringrazio moltissimo anche del tempo che hai voluto dedicare al pubblico di Arte Atelier e così come per tutti i tuoi colleghi, ovviamente spero che avremo anche con te modo di incontrarci alla prima e di festeggiare un grande successo. Spero tantissimo anche io. Ti ringrazio Maria Claudia, a prestissimo. Grazie di Grazie a te. essere partecipato, grazie. Buona serata, grazie.